Bentrovati alla seconda edizione della TG6. Questa mattina presso la sede della Regione a Pescara è stato sottoscritto il protocollo d'intesa che dà il via libera alla reindustrializzazione del sito produttivo di Bussi sul Tirino. Francesca Romana Testi. Mi sono fatto aspettare, però io ho aspettato 2 anni e mezzo, quindi... Ho portato un investitore di Bologna, che è l'architetto Michele Mingarini. Lo porteremo dopo a Bussi, dove ci incontreremo con la cittadinanza, perché, me lo spiegherà lui, è interessato a seguire il suo amico Alberto. Noi siamo amici da tempo e probabilmente insieme vediamo, potremmo aggiungere al primo investimento un secondo. Arriva di fretta Alberto Filippi nel giorno dell'attesa firma del patto che porterà un nuovo slancio al comune di Bussi. Nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro, un'attesa di oltre 2 anni, come sottolinea l'imprenditore del comparto farmaceutico, che non esclude ulteriori investimenti. Il comune mette a disposizione le aree, Filippi mette a disposizione l'investimento, la regione farà su quel territorio un contratto di sviluppo. Questa è una preoccupazione in meno per quanto riguarda l'indotto e tutte le attività di Bussi? Beh, se si realizza questa cosa, io dico una cosa, in un Abruzzo dove si vedono fabbriche che chiudono, avere un imprenditore che apre e punta a realizzare 150-180 posti di lavoro non è cosa da poco. Tra l'altro oggi Filippi non viene da solo, viene insieme ad altri 2 imprenditori che hanno intenzione di investire sul territorio. Il problema è che dobbiamo individuare le aree per poter fare questa, per cui dobbiamo allargare necessariamente la zona industriale. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini contesta i dati che vogliono il capoluogo adriatico con la sua provincia al 99esimo posto per la qualità della vita, secondo un'indagine i cui dati sono stati resi oggi. Paolo Renzetti. Pescara ha perso 20 posizioni per quanto riguarda la qualità della vita. Parliamo di Pescara e provincia, non solo del capoluogo. Secondo lei questi sono dati veritieri? La provincia di Pescara viene dipinta come una specie di Sin City, di terra del peccato. Non è così e certamente andrebbero anche un po' capiti i parametri, perché questi sono, per esempio, una cosa che mi ha colpito, dati ufficiali della Questura. Da almeno 4 anni a questa parte il numero di reati commessi a Pescara in provincia è in calo. Allora non si capisce come questo parametro possa essere preso per, diciamo, no, determinare quei risultati. Qui a Pescara non passa giorno, ad esempio, senza che noi si faccia uno sgombero, ma contestualmente ad un'attività di repressione puntiamo sulla prevenzione con progetti sperimentali, li abbiamo presentati proprio in questa stanza qualche tempo fa. Allora lì tu hai il senso che evidentemente Pescara è il baricentro di una marginalità regionale più ampia, però è anche vero che la risposta di Pescara è una risposta straordinaria in termini di numeri, perché se vai a guardare, diciamo, le quote che il bilancio destina al sociale, se vai a guardare la centralità anche della programmazione, insomma, dell'area vasta, ecco che emerge un quadro di risposte ampie e a 360 gradi. Io non penso appunto che a Pescara e provincia si viva così male, anzi credo che se noi facessimo un piccolo sondaggio tra gli abitanti appunto della nostra regione, credo che questo è un posto in cui molti scelgono di vivere. E certamente però dobbiamo adesso capire un po' meglio i parametri fatti oggetto di questo recente sondaggio, perché appunto c'è qualcosa che non ci torna, non ci suona regolarissimo. A Guardia Grele, in provincia di Chieti, la conferenza delle regioni si è riunita per parlare di nuovo assetto strategico del turismo. Al centro dell'attenzione per il 2017, secondo le disposizioni del governo Renzi, ci saranno i borghi italiani. Il servizio. Conferenza delle regioni, si parla di strategie per il turismo, ovviamente è un capitolo importantissimo per quanto riguarda l'indotto per una regione, in questo caso la location è la collegiata di Santa Maria Maggiore a Guardia Grele. Qui ci si incontra per affrontare quale strategia? Siamo venuti qui perché tra gli altri temi parliamo di borghi e Guardia Grele è in Italia, non dico neanche in Abruzzo, in Italia è una delle esperienze, tanto è una, insomma è questo. E poi è però anche per come è stato trattato questo posto, e io voglio aggiungere anche per l'attività che l'attuale amministrazione sta facendo, per la passione, per l'impegno che ci sta mettendo, è una delle,
delle bellezze dell'Italia. Siccome il prossimo anno tutta la strategia turistica nazionale per volontà del Ministro sarà dedicata ai borghi, candidiamo Guardia Grele come uno dei posti centrali per questo progetto nazionale. Noi siamo una destinazione europea di eccellenza non tradizionale, volendo utilizzare una dizione tecnica. Questo significa che siamo al di fuori, noi come tanti altri borghi, soprattutto delle aree interne della nostra Italia, al di fuori dei tradizionali schemi, dei tradizionali itinerari. Abbiamo fatto una sperimentazione l'estate scorsa con un festival di artigianato digitale per dimostrare come si possa coniugare la storia, quindi le nostre radici, con il futuro, e questo diventa anche uno strumento che consente alle nuove generazioni di avvicinarsi a questi temi e di non abbandonare le aree interne. La presenza a Guardia Grele, che è uno dei borghi per eccellenza, ne abbiamo visto le bellezze, vuol dire proprio ragionare con le regioni e con gli enti locali su come rendere questa non solo una strategia di promozione, ma più in generale una vera strategia in cui si decidono quali policy, quali interventi fare per rimettere i borghi come idea di turismo più diffuso nell'Italia, no? Non solo concentrato nelle grandi città d'arte, Roma, Firenze, Venezia, Milano, ma anche in un patrimonio diffuso dell'Italia che merita il turismo e merita un turismo che dedichi del tempo alla visita. Legambiente Abruzzo contesta la nuova legge sui parchi, chiedendo alla Regione cambiamenti su un testo che presenta numerose criticità e, secondo gli ambientalisti, ben 27 punti controversi. Vediamo. Si parla della nuova legge per quanto concerne i parchi regionali e voi contestate questa legge, perché? Ma noi contestiamo innanzitutto un metodo che ha visto finora lavorare nelle segrete stanze un gruppo di lavoro del quale, diciamo, non abbiamo traccia, ma soprattutto noi diciamo che a 20 anni della legge che ha segnato i passi, diciamo, della natura in Abruzzo, è necessario rimetterci le mani, perché nel frattempo in 20 anni sono cambiate tante cose, ma chiediamo che questa legge tenga conto di quello che è successo in Abruzzo. Abruzzo è la regione dei parchi perché ci sono parchi nazionali, ad esempio, che sono i primi della classe in Italia e in Europa, e queste esperienze devono essere acquisite da un sistema nuovo di governance e di un modello gestionale diverso che serve. Chiediamo che il sistema delle riserve, che è l'altro punto di forza delle aree protette, sia sempre più integrato nel più generale sistema di tutela della natura, che ci siano le risorse, ovviamente, perché non si fanno le nozze con i fichi secchi, e soprattutto che l'Abruzzo dia la linea nazionale su un sistema del quale, diciamo, deve pretendere di essere brava, ma questa legge è inadeguata, è fatta male, non discussa, e speriamo, diciamo, che ci sia il tempo e la volontà di riflettere e fare il testo migliore possibile. L'ex colonia Stella Maris di Montesilvano diventerà un centro di formazione e ricerca nel campo artistico. Il progetto, elaborato dal Comune in sinergia con l'Accademia delle Belle Arti di Roma, ieri ha avuto un nuovo impulso con la visita del ministro Giannini, che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Regione, Provincia di Pescara, Comune di Montesilvano e Accademia. La Stella Maris potrà diventare, se l'impegno di tutti gli enti coinvolti rimane così fermo e importante, il primo centro nazionale per la ricerca nelle arti visive e nelle arti applicate, ovviamente con l'autorizzazione, il patrocinio e il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tutte le accademie, ovviamente, che vorranno partecipare a questo progetto, e certamente con la presenza del Ministro si suggella questa volontà di dare vita a questo centro nazionale, a questo primo centro nazionale per lo svolgimento di corsi di formazione alla ricerca, ossia i dottorati di ricerca nelle arti visive. Siamo qui per un progetto di Montesilvano, per una importante iniziativa dell'amministrazione locale, della Regione Abruzzo, e con la partecipazione del nostro Ministero credo che questa Accademia diventerà qualcosa di molto importante per questo territorio. Soprattutto quello che conta è che da molto tempo questo territorio si aspettava, no, di poter utilizzare questo luogo per questo obiettivo.
Beh, intanto finalmente dopo alcuni decenni si torna a dare una nuova vitalità e soprattutto destinazione, funzione e missione allo Stella Maris. La regione insieme alle altre due istituzioni ci mette del suo, ovvero il comune, la provincia, la regione, e con la collaborazione straordinaria dell'Accademia delle Belle Arti, certificata dalla presenza del ministro, individua una finalizzazione ben precisa, quella della cultura, della formazione, a favore ovviamente di un'intera comunità, con le risorse che per quanto riguarda la regione sono quelle che insistono sul master plan. E da questo punto di vista il rapporto tra governo nazionale e governo regionale dà finalmente buoni frutti anche in relazione a un target e un obiettivo storico per questa regione, la vitalità della Stella Maris. Trenitalia e Regione Abruzzo, unitamente ai sindaci dei centri che insistono sul tracciato ferroviario, questa mattina si sono seduti attorno a un tavolo per dare soluzione ai problemi legati al cambio degli orari sulla tratta ferroviaria. Vediamo. Sono messi in chiaro quelli che sono i nuovi orari per soprattutto la stagione invernale da Trenitalia e dalla Regione Abruzzo, un incontro con quelli che sono i rappresentanti dei diversi territori. Quali erano i punti che erano stati messi sul tavolo da risolvere? In particolare il comune di Sulmona e dell'area Peligna poneva un tema di andata da Sulmona per gli studenti e per i lavoratori che con qualche minuto di ritardo determinava per esempio delle perdite di coincidenza o comunque del potenziale arrivo in ritardo a scuola o lavoro, quindi si trattava di anticipare di qualche minuto e lo faremo, così come un treno di ritorno che era stato soppresso ma che comunque potrebbe soddisfare una fascia di lavoratori che fa un solo turno e che quindi poi dovrebbe aspettare troppo tempo a Pescara per ritornare a Sulmona, anche questo credo che sia realisticamente risolvibile. Quindi tutti i temi relativi al rapporto Sulmona-Pescara, Sulmona-L'Aquila credo che non ci siano problemi di risoluzione. Poi ci sono i problemi che arrivano a Roma. Quelli che arrivano a Roma, noi abbiamo fatto una scelta della, circa la insostenibilità di alcuni treni, non tutti, che per esempio portavano 11 persone rilevate. Siamo andati oltre, abbiamo ottenuto il famoso treno cosiddetto veloce, 3 ore e 22, che non arriva a Tiburtina, ma arriva a Roma Termini. Ciò significa che i pendolari non devono fare un altro abbonamento metropolitano da Tiburtina a Termini, ciò significa che arrivano direttamente al centro e da lì possono prendere o treni o metropolitana, sia la A sia la B. Affollata assemblea dei lavoratori del call center INPS-INAIL, a rischio centinaia di posti di lavoro, dipendenti, politica e sindacati si dicono pronti ad essere uniti per risolvere la vertenza. Giorgio Alessandri. È un appello all'unità per salvare 560 posti di lavoro, quello emerso nel corso dell'affollata assemblea a cui hanno partecipato i dipendenti, politici e sindacati promossa dall'associazione Lavoriamo per l'Aquila, a cui hanno aderito i dipendenti del consorzio lavorabile che gestisce per conto di Trascom la commessa del call center INPS-INAIL nell'Equitalia. I criteri del prossimo bando con cui l'INPS intenderebbe riaffidare il servizio penalizzerebbero la qualità del servizio e aprirebbero alla delocalizzazione. Un'ipotesi da scongiurare per un comparto, quello del contact center, che nella sola provincia aquilana occupa più di 2.500 persone. Una strada, stando a quanto emerso nell'incontro, potrebbe essere quella di attingere le risorse per le attività produttive messe a disposizione dopo il terremoto, i famosi fondi del 4% per la ricostruzione. E non si sta facendo abbastanza per lottare contro la delocalizzazione all'estero, contro le gare al massimo ribasso che, come anche in questo caso, rischia di essere. E negli ultimi tempi si sta assistendo anche a gare da parte di grandi enti pubblici come Poste ed addirittura la Regione Lazio, in cui si fanno gare, il cui risultato è un ribasso micidiale perché molto peso si dà al costo del lavoro, che in questo settore costituisce il 90-95% del costo totale. Fare gare al massimo ribasso significa abbassare la quantità dei lavoratori, senz'altro, ma soprattutto la qualità dei lavoratori. Evitando queste cose, in questo settore invece ci può essere un grosso sviluppo. All'Aquila, utilizzando anche, come l'associazione dice da tempo, una parte dei fondi del 4% per lo sviluppo, è un settore che può avere un grosso sviluppo rispetto ai dati ufficiali e alle possibilità concrete. Più complessa invece è la questione dell'applicazione della clausola sociale, ossia di quello strumento legislativo che obbliga l'azienda vincitrice della nuova gara a riassumere i lavoratori della vecchia, che secondo alcune voci non potrebbe essere applicata alle aziende vincitrici di subappalto. Di tutt'altro parere invece il presidente di Lavoriamo per l'Aquila, Critarola. L'altra cosa preoccupante è che gira una voce, finora non supportata da elementi, sentenze, pronunciamenti di qualcuno o da norme di legge, che dice che i dipendenti delle aziende in subappalto non avrebbero l'applicabilità della clausola sociale. Io contesto decisamente questa cosa e aspetto con ansia che qualcuno me lo dimostri.
Restiamo nell'Aquilano, scivola per oltre 100 metri sulle gole di Celano, salvato un escursionista di 32 anni. Ha perso l'appiglio ed è scivolato per un centinaio di metri. È quanto è successo ad un escursionista celanese di 32 anni mentre stava effettuando un'escursione con altri 5 compagni nelle gole di Celano lungo un percorso alpinistico molto impervio che conduce alla cittadina marsicana fino a Vindoli. A lanciare l'allarme al 118 è stato uno dei compagni che, allontanandosi dal luogo dell'incidente, ha camminato per un po' per riuscire a mettersi in contatto telefonico con i soccorritori. Intanto una squadra medicalizzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, grazie alle coordinate, ha raggiunto gli escursionisti, portando con sé barella e corde necessarie per un recupero a piedi. Una fitta nebbia, infatti, non ha inizialmente fatto supporre un recupero con l'elicottero, intervenuto però in un secondo momento, grazie soprattutto a una finestra di bel tempo. Il ragazzo, politraumatizzato, ma sempre cosciente e collaborante, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È stato un recupero reso più impegnativo dalle condizioni meteo avverse, ha spiegato Fabio Manzocchi, capostazione del CNAS di Avezzano. Senza l'ausilio dell'elicottero, la squadra di terra, che ha comunque raggiunto il ragazzo dopo poco tempo l'incidente, avrebbe impiegato molte ore per l'estrazione della barella dalla gola. E si è svolta questa mattina a Teramo la quinta giornata della trasparenza organizzata dalla Camera di Commercio di Via Savini, un'occasione per parlare di legalità e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, ma anche per condividere la futura realtà camerale dopo la riforma. Tania Bonici Castelli. Nell'ottica del contrasto alla corruzione e illegalità della pubblica amministrazione, la Camera di Commercio di Teramo, che dal 10 dicembre prossimo sarà definitivamente fusa con l'Aquila e si chiamerà Gran Sasso, ha organizzato una giornata della trasparenza e dell'integrità. Intanto va ricordato che esiste una vigilanza costante sull'ente camerale effettuata dall'organismo indipendente di valutazione della Camera di Commercio. La giornata odierna è dedicata alla divulgazione degli obiettivi della Camera di Commercio, alla sensibilizzazione sul tema della trasparenza nella pubblica amministrazione. La trasparenza infatti è la principale misura per prevenire i fenomeni di corruzione all'interno di enti pubblici. E l'organismo indipendente di valutazione deve monitorare costantemente, deve monitorare sull'intero sistema di valutazione della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni. Quali sono i compiti della Camera di Commercio? Chi sostiene, chi aiuta? Ma a parte il compito amministrativo istituzionale che è la gestione del registro delle imprese, è chiaro che tutte le imprese che operano su un territorio provinciale devono essere obbligatoriamente iscritte alla Camera di Commercio. Esistono poi servizi di assistenza proprio alle imprese per tutto quello che può riguardare l'attività imprenditoriale nell'ambito di un territorio. Oggi con la riforma ai compiti prima elencati si aggiungono altre funzioni di particolare rilevanza. La Camera di Commercio sarà titolare dell'orientamento in materia di alternanza scuola-lavoro. La giornata sulla trasparenza a Teramo è stata anche l'occasione per condividere e conoscere la futura realtà camerale del Gran Sasso, che comprenderà 155 comuni, 85.000 aziende ed un territorio che si estende su 4 parchi nazionali. Questa nuova Camera di Commercio sarà trasparente? Sarà una casa di vetro? Sì, oggi appunto presentiamo il rapporto, la quinta giornata che facciamo sulla legalità, la trasparenza, e la Camera di Commercio deve diventare sempre di più una casa di vetro dove tutto ciò che si fa deve essere conosciuto dalle imprese e dai cittadini in maniera limpida, trasparente e per dare sempre un servizio migliore e più coerente rispetto alle situazioni per quanto riguarda le imprese. E questa trasparenza come potrà essere concretizzata? Ma guardi, intanto la Camera fa una serie di servizi dove il cittadino può e le imprese possono accedere, capire e conoscere diciamo tutto l'excursus. E passiamo alla pagina sportiva, un Pescara da due volti, quello che è caduto ieri sera all'Olimpico per mano della Roma, brutto e impacciato nel primo tempo, bello orgoglioso nella ripresa, le reti di Memusciai e Caprari però non bastano e la Roma vince 3-2. Ennesimo infortunio per Baebek che finisce KO dopo appena 100 secondi di gara. Ascoltiamo le parole in conferenza dell'allenatore Massimo Oddo.
ci ho creduto fino alla fine, perché la squadra ha avuto una grandissima reazione, ha giocato bene, ha messo sotto la Roma, che non è poco, quindi sotto questo punto di vista sono soddisfatto, ma non sono soddisfatto, non posso essere soddisfatto tanto quanto sono arrabbiato per la partenza, perché ovviamente non si possono concedere due gol così a freddo all'inizio, nel tempo 7 minuti, non sono, non ricordo, quindi, però nel calcio può capitare. In questo caso si può dire che comunque meno male c'è stata una reazione veemente dei ragazzi che hanno dato tutto fino alla fine. Pepe dall'inizio, perché Caprari, a parte che in settimana l'ho visto molto bene, comunque gli faccio anche i complimenti perché ha fatto un'ottima partita a mio modo di vedere, era la prima da titolare, non era semplice a Roma e ha fatto molto bene. Caprari non c'era stato tutta la settimana, ha subito una contusione al piede, quindi non stava in perfette condizioni, anche se dopo un minuto è dovuto entrare perché purtroppo abbiamo perso subito Baybeck, che credo si sia stirato, non lo so. Ma i ragazzi sono convintissimi di quello che facciamo, se non fosse così non starei ancora qua. Loro sono convintissimi che la nostra strada è questa, poi per motivi particolari, vedi la perdita di 4 centrali contemporaneamente, abbiamo provato a cambiare qualcosina, oggi siamo andati in campo con Vitturini che è un terzino, Biraghi che è un terzino e Zuparic che era l'unico centrale di ruolo, abbiamo provato a fare qualcosina di diverso, nel primo tempo devo dire la verità, la Roma ci ha messo un pochino in difficoltà tatticamente, perché alzava tutti e due i terzini e ci schiacciava un pochino troppo. Poi nel secondo tempo siamo tornati a fare quello che sappiamo fare e da quel punto di vista non abbiamo problemi, quello lo facciamo benissimo. Il punto è che in questo momento, con tutti questi infortunati, ho pensato che avremmo fatto più fatica. In Serie D, nello scontro diretto di alta classifica, il San Nicolò si impone sull'Agnonese con un gol per tempo, scavalca i molisani e sale al terzo posto, restando a 3 punti dalla vetta occupata dal Matelica. Ania Cantagalli. Il San Nicolò c'entra il 10° risultato utile consecutivo, batte l'Olimpia Agnonese 2-0 e piazza il sorpasso in classifica proprio ai danni dei molisani nella sfida al vertice della 13ª di andata. È la gara dell'ex per Di Lullo, che ha vestito per 4 stagioni la maglia dell'Agnonese, ma è anche la partita che segna le 300 presenze con la maglia del San Nicolò per il capitano Lino Petronio. I padroni di casa partono con lo spirito giusto, i biancazzurri tengono palla, lasciano poi qualcosa agli ospiti, ma hanno il merito di sfruttare al massimo l'occasione che arriva al 21esimo. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Stivaletta viene atterrato in area. Per il direttore di gara è calcio di rigore. A batterlo va Michael Traini, che glaciale realizza il suo 6° centro stagionale portando avanti il San Nicolò. L'Agnonese, senza lo squalificato di Lollo, reagisce. Poco dopo la mezz'ora Guida avrebbe una buona occasione, ma il pallone viene deviato in angolo. La pressione che esercitano i molisani non è però direttamente proporzionale alle occasioni. Anzi, sono i biancazzurri ad avere 2 possibilità di raddoppiare nel giro di un minuto. Prima Petronio fa partire un tiro dalla distanza che si spegne fuori. Subito dopo Massetti va via 2 avversari, arriva in area, ma il diagonale che fa partire finisce di poco fuori. La ripresa si apre con l'occasione clamorosa per l'Agnonese. Al 7° Gragnoli, entrato al posto di Nicola Guerra, pressa Milillo che perde palla, ma il tiro che poi ne viene fuori viene fermato di testa da De Santis sulla linea di porta. In una direzione di gara abbastanza discutibile, a fare da contorno alla gara, Agnonese pareggerebbe i conti con Di Federico, ma l'arbitro ferma poco prima il gioco per fuorigioco dell'attaccante. Subito dopo Gragnoli fa partire un tiro che Ciotti para in qualche modo. I molisani premono, Ciotti per 2 volte ci mette una pezza, prima su Di Federico e poi ancora su Gragnoli. Il San Nicolò però è cinico. Moretti, entrato nella ripresa al posto dell'ex di giornata Di Lullo, firma con un gol una bella azione dalla destra, portando i biancazzurri sul 2-0. Moretti potrebbe anche raddoppiare qualche minuto più tardi. Su un rinvio sbagliato del portiere, l'attaccante biancazzurro raccoglie il pallone, ma l'estremo si fa perdonare e nega la doppietta. Dall'altra parte Guida prova a giro a riaprire la gara, ma la sfera finisce fuori. È l'ultima emozione per un San Nicolò che vince lo scontro diretto e che domenica prossima sarà di scena in trasferta contro il Castelfidardo.
E l'Avezzano conferma di essere in un momento positivo e al Dei Marsi batte un Lanusei rinunciatario grazie all'1-2 della ripresa firmato da Deramo e Bittaglie. Vediamo. 7 punti in 3 gare, potevano essere 9 se non fosse stato per il pareggio nel finale del derby dell'Aquila. L'Avezzano è tornato a fare la voce grossa anche al Dei Marsi, dove 2 settimane fa era caduto il Rieti. Questa volta a lasciare l'intera posta è stato il Lanusei, che ha giocato una gara troppo rinunciataria. Per i marsicani arrivano così 3 punti importanti per proseguire la risalita in classifica. L'Avezzano, dopo il caldo derby di domenica scorsa e senza gli squalificati di Genova, Lopinto e Tariuk, in avanti spazio al nuovo arrivato Serrago. I sardi del Lanusei, arrivati nella Marsica in 16 uomini, si affidano al sudamericano Ianni. Curva nord senza gli ultra biancoverdi, che proseguono la protesta contro il presidente Gianni Paris. Nel freddo e nebbioso pomeriggio del Dei Marsi si comincia di fronte a 200 spettatori. Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del tifoso Ugo Marziani. Avezzano subito pericoloso al quinto, con una doppia occasione per Padovani e Sassarini, con il Lanusei che riesce però a salvare. Al sesto si infortuna il difensore centrale ospite Oproiescu, sostituito da Sini. Al decimo si rivede la squadra di casa con Tabacco, che ci prova su punizione e con la conclusione che termina al lato di poco. Il canovaccio del match sembra ben delineato, con la squadra di Pino Tortora a fare la partita. La formazione di casa spinge con poco costrutto e fallisce una buona opportunità però alla mezz'ora con Serrago, che in aria impatta male con la sfera davanti al portiere ospite. Nella ripresa al secondo cross dalla sinistra di Leto e palla in aria, dove Serrago in scivolata arriva questa volta con un attimo di ritardo. Il vantaggio dell'Avezzano è però solo rinviato e arriva puntuale al decimo, quando Deramo conclude dai 18 metri trovando la deviazione di un difensore avversario che spiazza la Ferrara, che non può nulla. Per il 17enne ex angolana Renato Curi la seconda rete con la maglia dell'Avezzano. La squadra del presidente Paris ci crede e al 26esimo trova così il raddoppio con Bittaglie, che finalizza un'azione corale della sua squadra dopo una respinta corta della difesa isolana su tiro di Serrago. Per la formazione di casa il suggello ad un successo mai veramente in discussione, che serve per allungare la serie positiva con 7 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Nel finale, da segnalare solo al 43esimo, la traversa superiore colpita da Bonu della Nusei e un paio di conclusioni dalla distanza degli ospiti, che non creano però problemi al portiere dell'Avezzano Lewandowski. Troppo poco per i sardi, tanto generosi quanto evanescenti. E nel deserto dello stadio Angelini di Chieti cade ancora una volta il Chieti. Alla San Maurese basta un rigore lampo per conquistare l'intera posta. Chieti generoso ma spuntato, e che chiude la gara in 10 uomini. Andrea Costantini. Una prestazione generosa non basta al Chieti per fare per la prima volta punti allo stadio Angelini, che presenta il solito di questi tempi desolante scenario. In terra teatina passa la San Maurese, che al terzo tentativo contro un abruzzese riesce a sorridere dopo le sconfitte di misura con San Nicolò e Vastese. La partita giunge al culmine di un'altra settimana complessa per il Chieti, passata per la lettera minatoria anonima con tanto di proiettili indirizzata al presidente Giacomini, anche oggi assente all'Angelini, e al tecnico Mariani, e con la squadra che per un paio di giorni non si è allenata. Lo stesso Mariani recupera Viscido e Albanese, entrambi nell'undici titolare. Nella San Maurese il trainer Protti sceglie Giulianelli al posto del colored portoghese Ninte. In apertura subito l'episodio che decide la partita. L'arbitro Carina Vitulano di Livorno punisce con un calcio di rigore il fallo di mano molto dubbio di Aidini su iniziativa di Giulianelli. Dagli 11 metri va a Scarponi, che insacca. Il primo tempo non è granché. All'ottavo Russo dalla sinistra impegna Gori. La frazione però scorre senza sussulti. Il Chieti è provato dallo svantaggio, ma la San Maurese non ne sa approfittare e se ne sta anche troppo sulle sue. La ripresa è più vivace e al secondo minuto proprio l'autore del gol, Scarponi, va in percussione sulla sinistra, ma Ronchi dice di no. L'estremo teatino poi ringrazia la buona sorte al quinto, quando Peluso, il più talentuoso tra i romagnoli, centra in pieno il palo. L'episodio scuote il Chieti, che tira fuori l'orgoglio e cerca il pareggio anche con l'innesto di Alessandroni al posto di Biondo al dodicesimo. Al ventiduesimo Faella si invola dalla sinistra, taglia verso l'area avversaria e fa partire un diagonale che
finisce di poco al lato alla sinistra di Gori. Tre minuti dopo punizione dal limite per i neroverdi, se ne incarica Ceccarelli, ma Gori è molto attento e salva in calcio d'angolo. Un minuto dopo la Sammaurese risponde con Pieri che si incuna in area, ma la sua conclusione lambisce il montante della porta difesa da Ronchi. Doppio cambio alla mezz'ora, Arcaleni e Botticini per Aidini e Ceccarelli, ma i pieni di rimonta delle Chieti subiscono un duro colpo per via del rosso diretto estratto ad Albanese, reo di aver scalciato volontariamente un avversario. Chieti in 10 uomini, ma che non crolla neanche davanti all'azione personale del neoentrato Sartori. Botticini salva a ridosso della linea. Le ultime speranze neroverdi svaniscono con il colpo di testa di Faella su angolo di Arcaleni. Finisce 0-1, risultato che ridà linfa alla classifica della Sammaurese. Del Chieti non si può che apprezzare l'abnegazione del gruppo, pur in una situazione sostanzialmente irreversibile. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.